Oltre alla modifica delle path attraverso l'editing dei nodi, su Inkscape è possibile effettuare alcune trasformazioni, alcune operazioni tra le path. In questo video ne analizzeremo alcune, quelle fondamentali, che si trovano sotto il menu Path. Esistono ulteriori trasformazioni avanzate che non vedremo. È utile notare che tutte queste trasformazioni non mantengono le geometrie originarie, per cui è sempre opportuno, quando si vuole invece mantenerli, fare una copia e lavorare su un duplicato. Le operazioni booleane sono attivabili, oltre che dal menu Path, anche dalla combinazione di tasti CTRL più, CTRL meno, CTRL asterisco. Selezionando quindi le coppie di geometrie, vedremo il risultato. È importante sottolineare come generalmente su Inkscape l'entità agente, cioè quella che agisce appunto sulle altre entità, deve trovarsi al di sopra. Infatti, per esempio nel caso della sottrazione, se avessimo invertito l'ordine delle entità, ponendo ad esempio il rettangolo in cima, il risultato sarebbe stato diverso. Vediamo le successive operazioni: exclusion, division, cut path. Il comando exclusion produce sostanzialmente un risultato inverso al comando intersezione. Il risultato sarà una nuova path composta da più path. Il comando division invece è la somma della sottrazione e dell'intersezione, creando due diverse nuove path. Il comando cut path produce il taglio dell'oggetto sottostante attraverso la geometria dell'oggetto agente. Se vogliamo creare una nuova path, frutto dell'unione tra più path, allora potremmo utilizzare il comando combine. In maniera inversa, sarà possibile selezionare una path composta da più path e utilizzare il comando break apart per separare le entità. Un'altra operazione molto utile che è possibile fare sulle path è l'operazione di offset, ovvero il ridisegno del tracciato ad una distanza definita. Per Esistono diversi comandi di offset. I primi due comandi, inset e outset, che consentono un offset interno o esterno, sono attivabili anche da tastiera attraverso la combinazione di tasti CTRL, parentesi, aperta o chiusa.
Il comando Dynamic Offset consente invece di effettuare l'offset per via grafica. È opportuno ricordare che l'entità frutto di un offset dinamico rimangono tali, ovvero rimangono modificabili attraverso questo punto di controllo, ma non consentono l'editing dei singoli nodi. Per modificare i nodi sarà dunque necessario convertirli in path.